Radio S. Speciale Festival Internazionale del Film di Roma. Siamo alla presentazione del film La scuola è finita con Valerio Ialongo, che del film è il regista, e con Valeria Golino, che ne è l'interprete principale. Comincerei con Valeria chiedendole che effetto ti ha fatto interpretare il ruolo di una professoressa in questa scuola così disastrata come l'ha descritta Valerio. Che poi è un modo, non è il modo di Valerio, è il modo della verità. Cioè, questa scuola esiste, forse non è l'unica scuola che esiste, però quella roba lì c'è. All'inizio ero a disagio, proprio perché anche i miei pochi ricordi di scuola, di allieva molto distratta, non così problematica, però comunque disinteressata poi alla fine, ahimè, ecco, non ricordavo questo marasma, ricordavo un'istituzione comunque un po' alla deriva, però non questa cosa che abbiamo vissuto noi durante le riprese e che esiste. E quindi mi sono, come dire, piano piano adattata alla situazione. Non io Valeria, il mio personaggio, cioè una professoressa che ha tutta la voglia di fare bene e di instaurare con i suoi alunni un rapporto gioioso e di apprendimento, ma non dogmatico, che però si ritrova ad essere chiamata scema, perché quelle sono le circostanze. E quindi c'era sempre questo disagio che provavo, e sia come persona io, sia il mio personaggio. Ecco, ieri voi tutti, insomma tutto il mondo del cinema, ha manifestato occupando il tappeto rosso del festival, il red carpet, e oggi voi sarete di nuovo lì per presentare il vostro film. Avete pensato di fare qualche iniziativa particolare? Troppo spesso gli organi di informazione ci descrivono come un gruppo di privilegiati, dei parassiti, e vorremmo far capire a tutti quanti quanto questo sia falso, quanto ci sono 250.000 lavoratori dietro questo settore che lavorano seriamente, che lavorano tutti i giorni, che non lavorano e hanno bisogno di lavorare perché hanno una vita, una famiglia. E poi ci saranno anche dei ragazzi della scuola, della mia scuola in particolare, che in questo momento il Rossellini è stato, diciamo così, non è previsto dalla riforma Gelmini, e non sappiamo se questa scuola, che pure forma tecnici del cinema e della televisione, non si sa che futuro avrà. E poi anche proprio ragazzi delle scuole romane che mi hanno chiesto di venire anche loro a partecipare a questo nostro momento di festa, perché presentare un film dopo tanto lavoro è una festa, ma è anche un momento in cui noi vogliamo sentirci uniti ai ragazzi, perché poi in fondo noi questi film abbiamo fatto anche per loro. Beria, quindi in questo periodo protesta il mondo della scuola, così come protesta il mondo del cinema, entrambi per i tagli che sono stati previsti dal governo. Quindi è un periodo abbastanza complicato per l'Italia. Ci vuoi dire qualcosa in proposito? Sì, e protestano anche tutti gli altri. Noi conosciamo, questo è il nostro ambiente, però protestano tutti. Il disagio è di tutti, la mancanza anche di gioia è di tutti. È un momento difficile, lo sappiamo. L'elemento musicale è in effetti un elemento dominante del film La scuola è finita, e soprattutto la musica degli anni 70. Quindi Valerio, ti vorrei chiedere come l'hai scelta, perché hai scelto alcune canzoni piuttosto che altre. Ma dunque, White Room, perché appunto questi miei due colleghi professori che suonavano in un gruppo insieme a dei loro studenti gli avevano imposto il loro repertorio, quindi quello degli anni 70, li costringevano a suonare il rock degli anni 70, che però piace anche ai ragazzi.